Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo ad aprire insieme la mystery box del mese di ottobre, ok? Ci sono di Look Fantastic, quindi andiamo ad aprirla insieme. Vi faccio vedere come sempre tutti i prodottini. In questo caso qua mi sono anche munita di tablet, così vi do qualche informazione in più a cosa possono servire i prodotti. E niente, vi ricordo come sempre, se non siete ancora iscritti al mio canale vi invito appunto a farlo. Inoltre, se vi può interessare, sul mio canale ci sono altri video dedicati alle mystery box di Look Fantastic, quindi se vi può interessare andate sul mio canale che ce ne sono ancora un paio di video. Quindi iniziamo subito ad aprirla. Diciamo che questa scatola qua mi piace tantissimo, mi ricorda proprio l'autunno perché è di questo color rosso scuro, rosso sangue, quindi molto molto bella la scatola. Vi faccio vedere velocemente come sempre i prodotti che sono all'interno, che sono sigillati come sempre molto molto bene. Quindi momento unboxing, apriamo tutto, ok. Come prima cosa troviamo sempre il giornalino dove ci sono alcune informazioni utili sui prodotti che appunto ci sono all'interno della scatola. E guardate i prodotti quanto sono belli, cioè a me proprio questa gamma di colori così mi piace tantissimo, quindi tutti i prodottini su nuance del rosa, quindi veramente molto molto carina come scatola. E ci sono appunto dentro tutti i prodottini che adesso apriamo uno ad uno e vi faccio vedere velocemente il giornalino, perché l'ultima pagina di questo giornalino qua è anche uno spoiler di uno dei prodotti che potrete trovare nella prossima mystery box. Infatti qua mi sembra che c'è questo Dream Cut per le unghie, mentre l'altro è un primer al collagene. Infatti io spero di trovare questo prodottino qua perché sono super super curiosa di provare. E poi appunto ci sono altre informazioni utili sui vari prodottini che ci sono all'interno. Allora, il primo prodotto che ho trovato all'interno è questo balsamo per i capelli di We Are Paradox, ed è un balsamo idratante a base di olio d'argan. Sono già andata a leggere qualche informazione così magari vi do anche voi un aiutino e capite un po' di cosa sto parlando. L'olio d'argan insieme alla vitamina B, alla vitamina C e alla vitamina E aiutano a nutrire diciamo le lunghezze dei capelli. Inoltre hanno delle proprietà fortificanti per sostenere diciamo un aspetto lucido e morbido ai capelli. Inoltre contiene anche l'olio di jojoba che aiuta a nutrire i capelli e a renderli diciamo con l'effetto naturale. Inoltre li idrata senza avere quella sensazione di unto che a me nei prodotti piace tantissimo. Inoltre il muschio di carragine aumenta la lucentezza e liscia le ciocche, per ciocche che appaiono morbide e setose. Quindi un prodotto che mi intriga tantissimo, quindi non appena lo proverò vi farò sapere come mi sono trovata. Poi un altro prodottino che ho trovato dentro, che ho già provato, è questo spray per l'ambiente che ha un profumo pazzesco. Questo prodotto qua è di Ritual of Sakura, è un prodotto a base di latte di riso e fiori di ciliegio, quindi ha una fragranza super primaverile buonissima. Questo è di 50 ml, quindi molto molto piccola, però ho guardato sul sito di Look Fantastic e c'è anche la confezione di 500 ml, quindi bella grande. In più trovate anche la candelina, quindi se magari preferite una candela, magari quel vibes diciamo più invernale, ok, c'è anche la candela, però ha veramente un profumo molto molto buono e a me piace tantissimo, quindi se avete l'occasione provatelo magari anche così nella piccola confezione, perché è veramente un profumo molto molto buono. Allora, un altro prodotto che ho trovato dentro, di cui sono molto molto contenta di aver trovato, è questo prodotto di Isoclean e sarebbe un detergente per i pennelli. Infatti
infatti a me mancava perché non ne avevo uno, infatti sono super super curiosa di averlo trovato. Non appena lo proverò vi farò sapere anche come mi sono trovata, magari ne farò anche un reel, magari da pubblicare su Instagram, su TikTok, oppure come shorts su YouTube, ok, ce la faccio anche a parlare. Però comunque come prodotto sembra molto molto ottimo, stavo leggendo anche le recensioni sul sito, sembrano davvero molto buone. In più una cosa che sulla confezione non c'è scritto è che non ha candeggina, quindi molto ottima come cosa, quindi lo proverò e vi farò sapere. Un altro prodottino che ho trovato dentro e sono super curiosa di provare è questa crema notte di questo marchio che si chiama Cores. È una crema notte a base di vitamina C che dovrebbe lasciare la pelle molto molto morbida. Quindi la proverò e vi farò sapere, in quanto come marchio Cores non l'ho mai sentito, quindi sono super curiosa di provare i loro prodotti. Questa è la confezione, quindi molto piccola, super cute però con questo rosino qua, e ha 20 ml di prodotto, quindi la proverò e vi farò sapere. Poi all'interno ho trovato questi dischetti struccanti di Magneton London e sono dei panni in microfibra che aiutano a struccare il viso e sono appunto fatti così, sono molto molto carini, super super morbidi. Inoltre, essendo in microfibra, aiutano a struccare il viso senza lasciare rossori e irritazioni sul viso. Possono essere lavati in lavatrice, quindi ottima cosa, così li potete anche igienizzare, lavare molto molto bene, e possono essere utilizzati fino a un massimo di 1000 volte, quindi possono essere utilizzati, lavati in lavatrice per 1000 volte, quindi cioè, pensate quante volte li potete utilizzare. Poi un'altra cosa, sono appunto creati con prodotti naturali in quanto sono eco-friendly, e poi qua c'è scritto che appunto rimuove make-up, SPF, tutti i prodotti che vengono applicati sul viso soltanto con l'acqua, quindi sono super super curiosa di provarli, li proverò e vi farò sempre sapere. L'ultimo prodotto che ho trovato all'interno è un prodotto make-up e sto parlando di questo illuminante di Luvia Cosmetics. È un marchio anche in questo caso che non ho mai sentito, però sono super curiosa di provare. È un prodotto 100% vegano e non testato appunto sugli animali. Ok, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Sono super super contenta di questa mystery box perché ho trovato veramente delle cose molto diverse tra di loro, quindi non vedo l'ora appunto di provare tutto e farvi sapere nel futuro come mi sono trovata. E niente, io spero come sempre che questo video vi abbia fatto compagnia, che vi sia piaciuto, e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, di lasciare un piccolo like di supporto a questo video se i contenuti che creo vi piacciono, e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Ciao!